Bella, regà! Lo aspettavo da tantissimo. Sono malato di Palworld, quindi giocare a sto gioco mi pesa tanto. Bello, bello, bello. Allora, regà, questo qui, a differenza di Palworld, è uno Zelda dove costruisci. Le costruzioni sono atomiche. Praticamente, a me mi ha convinto questo, perché è Survivor, ok? Ma c'ha tanto, tanto building figo. Vediamo un po' se posso prendere a cazzotti un albero! No, no. Diamo un'occhiata al menu. Il menu non si apre con tab, molto male. Diario, creazione, barra spaziatrice, tua madre, altare della forgia, serve della pietra, serve più legname. Questo è il personaggio, queste sono tutte le cose. Posso denudarmi? No, non c'ho il pene. E poi c'è la sferografia. Possiamo scegliere se essere taglialegna, maestro delle bestie, superstite, assassino, ingannatore, stregone, taglialegna, guaritore, mago da battaglia, tank, guerriero, barbaro e atleta. Oppure un taglialegna. Un miscuglio delle varie, credo. È molto fantasy, eh? I nemici sembrano un po' problematici. Però bello il design. Sono questi mostri. Avvolto che significa? Sono avvolto, raga. Dalla nebbia? Dormi. Se dormo mi rigenera punti ferita. Comfort livello 4. Manca del calore per essere riposato. Quindi c'è anche. Mi ricorda un po' Valheim, però senza la grafica orripilante. Ok, gli alberi non li possiamo prendere. Ok, ne crea una, me la mette nell'inventario. Anvedi. Che bello. Entriamo in comunione con la fiamma. Non sei solo, trovali. Va bene, mamma. Potenzia altare, spegnere la fiamma. Ok. Quindi praticamente adesso qui possiamo costruire, raga, eh. Ah, vedi, ci stanno i sopravvissuti. Che figo! A me la sferografia fa impazzire, però non so che fare. Forse mago da battaglia. Però non ci stanno gli incantesimi. Io vorrei l'incantesimo. Ah, forse so le armi che ti danno gli incantesimi. Allora, martello della costruzione, come è in grado di erigere rapidamente verso. Oh, bello! Bello, bello, bello. Però io prima di tu. Guarda, guarda la roba. Andiamo a prendere dei rametti. Così facciamo un'ascia, così prendiamo il legno. L'ascia che io sia. Allora, ascia da boscaiolo. Vediamo un po'. Ah, mi piace che l'animazione è velocizzata, perché come casca l'albero e sparisce un po' meno, se devo essere sincero. Ci serve uno di corda. La corda come si fa? Con la fibra vegetale. Ne facciamo due. Poi facciamo il piccone da coso. Facciamo il fuoco da campo. Lo scudo ancora no, chicco. Ah, non ve l'ho detto! In questo gioco è tutto scavabile. È tipo Minecraft senza i cubetti. Vi faccio vedere. Tipo, vogliamo fare la casa degli Hobbit? Guarda. Bellissimo! Regà, questa è favolosa come cosa, eh. Questa è davvero tanta roba. È tipo Valheim, però senza il tedio di Valheim. Cos'è sta roba che ho trovato? Selce. Ah, è la Flint. Bello, 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 bello. Allora. Aspettate che fa caldissimo. Quindi si può scendere, sì. Allora, abbiamo fatto il fuoco. Cucina. Metti il cibo a spa. Ok. Aglio. Ci dà calore e comfort. Fantastico. La clava per picchiare le persone. Lo scudo. E si vola. Oh! Anvedi! Bello, regà! Vediamo un po' se possiamo costruire qualcosa. Creazione. Il banco da lavoro richiede dell'altra corda. La corda si fa così. Anche molto fa bello il fatto che non ci stanno. Vai! Tavolino, crea e ripara, blocco di pietra, eccolo, vedi? Per 100. Allora, praticamente qui diventa tipo una chisel, guardate. E si unisce. Madò, si unisce, raga. Entra in modalità edificio. Ah, vedi? Vedi? Attenzione, fermi tutti. Ah, ma ci stanno tutte le forme!
Cioè, vabbè. Bello, regà, scusa. Altre forme? Ah, alt. Regà, belli. Posso dargli a sto pisello? Oh mio Dio! Ah, ma lui mi ha messo 1 metro cubo! Guarda che figo! Ma poi, raga, puoi fare qualsiasi cosa. Adesso c'ho poca roba, però puoi fare davvero qualsiasi cosa. No, vabbè, raga. Ma con quale facilità? Ma con quale facilità? Sì! Raccogli. Vabbè, raga, impazzisco. Qui non puoi procedere senza un rampino. Devo attraversare il manto. Ah, raga, tocca andare. Una merda qua. Posso farlo? Scorciatoia! Allora, la risposta è no. Scusa, ha detto gli oggetti vengono perduti? Forse alcuni sono perduti. Vedete il timer? Praticamente, se rimani troppo in questo miasma, o muori, oppure. Raga, oppure non lo so. Ma io dove sto andando? No, ci stanno due posti. Rapporto sulla costruzione del ponte. Trova il sopravvissuto. Trova il sopravvissuto. E ti puoi portare i cosi? I PNG in base? Cos'è? Le api. Oh! Che cazzo fai? Oh, impazziti! Porca troia! Porca zozza, ma quanto menano! Ok. Regà, non ci possiamo andare nudi. Non ci possiamo andare nudi. Non ci possiamo andare nudi per niente. Rampino. Scarti metallici che non abbiamo. Ponteggi da costruzione. Immagazzinamento. Cassa piccola, ti permette. Ah, carino. L'aliante! Ho perso tutto quello che. Merda! Merda, merda. E la bacchetta? Forse non si fa qui, sai? Creazione manuale. Scudi, clava, arco. Bacchetta. Servono due ossa. No, regà, c'ho tutto là. Regà, il più grande difetto di sto gioco fino adesso, nonché forse l'unico, a parte il fatto che non ti si apre l'inventario in un tab, ma devi premere I, quindi devi staccare la mano dal mouse, è quel cerchio maledetto di stamina inguardabile. Inguardabile. Però mi sembra un giocone del Cristo. È il momento? Andiamoci con un po' di stamina. Chi è questo? Sì, raga, ho capito. Ma c'è un balestrone! Ok. Amici, credo che dobbiamo fermarci. Credo che dobbiamo. Mi ha sciottato! Mi ha sciottato! Mi ha devastato! Mi ha spaccato l'ano! Mi ha sciolto! Mi ha liquefatto! Ma sì, senti, dedichiamoci un attimo alla casa, a vedere un po' di armi. Cucina. Ma vedi, è più bellino del focolare quello marcio. Ci dà anche comfort e ci sta riposando. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti puoi caricare del riposo. Figo. Figo, figo, figo. Tavoli, sedie, fuochi, tronchi, Ma chi panche, è? illuminazione. Ah, ragazzi, c'è un botto di roba. I piatti, le recinzioni. Il letto, va bene, dai, facciamoci il lettone. Il gioco si può giocare in coop, sì. Ma posso rompere tutto? Regà, ma è bellissimo. Allora, praticamente l'ambientazione è questa. Dalle profondità della terra esce un brutto male. Gli esseri antichi generano noi, che siamo degli eletti della fiamma, ma quando ci svegliamo tutto il mondo è perduto. Quindi è un survivors fantasy Svaganfonds.
E ci stanno anche delle informazioni di cui ho letto. Porca puttana! Sto impazzendo, sono impazzito. Bacchetta. Vediamo. Dardo incantato! Si vola, dardo incantato, amici! Senti, ci servirebbe tipo un'armatura. Non voglio dire che non mi sento protetto, ma non mi sento protetto visto che i nemici mi sciottano. Uno scudo, una clava, l'arco. Oddio, anche l'arco, eh? Ma io faccio tutto. Frecce di legno, ma sì, let's go. Armatura di stracci. Tiè. Sono un nano straccione. Il fatto che noi siamo piccoli è perché la razza che ci ha creato sono tipo degli oblunghi giganti, raga. Vorrei provare la mia magia. Sei un mago, Harry? Dardo incantato! Expelliarmus! Fa un po' cagare, sta magia. Però col dardo incantato possiamo... vedi, possiamo rompere le spore malefiche. Fa anche luce il dardo incantato, non vedi? Letto! Voglio il letto, raga. Riposato, inattivo, comfort livello 5. Si vola. Si sta volando. E adesso? Una candela. Che bella la candela! No, vabbè, fermati, guarda le varianti. Considera che io faccio schifo a costruire, eh? E quindi questa roba è una figata pazzesca. Guardate come si unisce, come se ci fosse la chisel. E adesso, signori, impossibile costruire intorno alla fiamma. Vaffanculo, mamma da... Ah! Vabbè. Vabbè. Ma te ne dà tantissima! Io la stavo... C'avevo paura di sprecarla. Ti possiamo fare la finestra. Raga, ma è bellissimo, porco il demonio. Vabbè, raga, ma è pazzesco. È pazzesco. Ah, sono vicino al quadrato della fiamma. Ma tra l'altro è per niente punitivo. Cioè, tu fai così, dici, cioè, non mi piace. Bam, bam, bam. Togli, ritogli. Muro. Muro. Cioè, wow. E tra l'altro non ti serve selezionare, guarda, destro e togli. Ma che tanta roba. Cioè, e questo è soltanto il primo materiale, eh. Poi c'è anche il legno, se non sbaglio. Allora, la fiammella qui. Ci sono le porte? Ma che... Buonasera! Allora, senti, posso... Ma posso riprendermi tutto? È zero punitivo! Allora, io mi faccio qui la zona notte. Il bello che io non sto a fare avventure, io sto a vedere il sistema del building, raga. Questa è una bella finestrella sul cortile. E visto che la notte è fredda e piena di terrore, accettiamo il falò vicino. Da paura. Il tavolo da lavoro lo spostiamo un pochino, lo mettiamo qua. E qui, visto che è un po' occluso... Ah, tra... Oh, guarda, 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 hai visto? Hai visto? No, vabbè, fermi, raga. Fermi, ragazzi, fermi! È editabile al singolo blocco. Cioè, io ci metto la struttura, poi prendo il blocchetto. E, raga, questo è il mattone marcio, eh? Ma è bellissimo! Ma vi rendete conto di quanto le persone capaci a costruire che io non sono possano fare cose belle? Allora, è un pochino occlusa, però questo sarà il primo piano, raga. Questi sono i materiali di base, raga. Guardate, guardate, guardate come si interseca. È stupendo perché è il Bordeaux imperiale del sultano Farshid. Guardate come si unifica. A me sta cosa automatica fa sbrodolare. Vediamo se adesso mi dà al sicuro. Riposato al riparo. Oh, regà. Se sto dentro casa mi aumenta il buff. Impazzisco. Impazzisco. Io metto la scaletta qua. Così, un domani, secondo piano.
Allora, dobbiamo vedere se possiamo combattere con l'arco. Cioè, raga, casa quadrata, top, molto Marcus Croniana. Legolas! Madonna! Ah, vabbè, ma c'ha l'automira. Pensavo d'essere io. Mi dispiace, mamma. C'è l'automira, io ho tutto convinto. Allora, qui c'era il tizio. Però a sto punto... Oddio! Tocca dal cazzo pezzo del merda bastardo schifoso maledetto troio 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 troio. Andiamo a prendere il sopravvissuto. Ho paurissima che mi rompano il culo. Ricordatemi dei buff, eh. Ma chi è Efesto? T'avvicina! Via, sono un mago, mi cago sotto! Let's go. Scarti metallici. Per chi non lo sapesse, noi nasciamo qui da queste sfere voghe, raga. Osvaldo! Bazz... L'evocatore. L'evocatore. No, raga, possiamo andare in giro con i famigli? Ok. Raga, torniamo a casa. Ma questa cosa è bellissima! Questa cosa è troppo bella! Allora, andiamo a vedere cose nuove. Crea bastone per l'evocazione. Evoca i superstiti salvati dalle tue basi. Ah, ok. Giungi a me, figlio di tro... È un fabbro. Al riparo, livello di comodità 6. Crea. Oh! I sopravvissuti sbloccano la progressione tecnologica, raga. Chiodi. Armi. Sette di pellicce. La carbonaia permette di regalare il legno. Bella, la forgia. Ok. E il vassoio di scarto. Eccolo. La cassa piccola, lei è. La stavamo aspettando. The chest. Ti prego, dimmi che è grossa. Abbiamo il rampino. Papparamà. Ah, dici ci sono solo dei punti dove usarlo. Vediamo. Allora, va bene, andiamo all'avventura? Stiamo andiamo? Senti, regà, ma abbiamo... Facciamo? Abbiamo fatto? Abbiamo fatto, stregone. Aumenta il mana di 2, di 20 per ogni punto attributo. Bam! Sai, io quasi quasi pure intelligenza... Ma sì, ma prendiamoci pure intelligenza. Oh, porco zio. Ne vorrei togliere almeno uno. Oh, via. È un po' pavido il gameplay del mago, eh. In pratica, in questa ambientazione, gli uomini si sono fatti la guerra per trovare un elisir magico. E da un pozzo è uscito questo miasma che ha distrutto l'umanità. Cioè, no, l'umanità, tutto. Bruto del tuono del caduto.
Ma scala il terreno, ma che figo! Oh, l'attacca alle spalle! Oh! Oh! Figlio di puttana! Allora, ma che è sta roba? Distruggila, lascia la boscaiola. La radice del manto. Oh! Il miasma se ne va! Abbiamo liberato la zona! Ma che è lava? Che è? Oh! Porco di zio! La guglia! Ci saranno mostri? Oh! Comunione con la fiamma! Let's go! Sbloccano dei punti di spostamento rapido in tutto il mondo e svelano antiche conoscenze di Val di Brace. L'avventura che aspetta giovane, dobbiamo riconquistare la nostra terra. Oh, porca troia! Ah, vedi, c'è lo spostamento rapido qui. Minchia, sei qui con l'aliante, quanto è figo. Lo dobbiamo fare, raga. Dobbiamo fare l'aliante. Vai. Allora, facciamo così. Torniamo a Ras. Contengono voci scritte, eppure ci sono ancora scintille. Una cacciatrice, un tempo la più feroce di questa terra, è un alchimista. Con conoscenza. Bello l'alchimista! E mi ha aggiunto i luoghi dove trovare la cacciatrice o l'alchimista. Oh, ma che bello così, che trovi i personaggi, è troppo bello, fra. Spera, mentre sei nere, sfruttate 40 terre. Mamma mia, sto volando! Carambola! Che succede se la stamina finisce?